sul treno e scatena le ire di una passeggera che l'accusa di avere il covid il capotreno la fa scendere dal convoglio. Covid, impennata dei nuovi casi in Toscana, quasi mille contagi nelle ultime 24 ore, cresce il tasso di positività. Partita anche nel distretto di Montemurlo, la campagna vaccinale delle categorie prioritarie è under 55. Buongiorno dalla nostra redazione. Starnutisce sul treno e scatena le ire di una passeggera che l'accusa di avere il Covid. Disavventura questa mattina per una studentessa di origine brasiliana costretta a scendere dal treno. Dura reazione del padre della ragazza che ha inviato una lettera a Trenitalia chiedendo spiegazioni particolari nel servizio di Marco Manzo fatta scendere dal treno perché ha starnutito due volte. È quello che sarebbe successo questa mattina sul regionale veloce partito alle 7.12 da Prato Centrale, diretto a Firenze. A denunciare l'accaduto è il padre adottivo della ragazza, una giovane di origine brasiliana che frequenta un istituto superiore nel capoluogo fiorentino. Il padre racconta che la ragazza prima di salire sul treno munita di mascherina e biglietto ha anche misurato la temperatura, non riscontrando problemi. Una volta a bordo del convoglio però avrebbe starnutito due volte, scatenando la reazione di una passeggera che l'avrebbe apostrofata accusandola di avere il covid e facendo riferimento al colore della pelle della ragazza. Il capotreno, chiamato nel frattempo, dopo aver verificato che la ragazza aveva un regolare biglietto senza misurare la temperatura, l'avrebbe invitata a scendere a Sesto Fiorentino. Alla giovane non è restato altro da fare che attendere il regionale successivo per Firenze, aspettando più di mezz'ora e arrivando così in ritardo a lezione. Il padre, avvisato dell'accaduto, non ha esitato ad inviare una lettera a Trenitalia chiedendo spiegazioni. Il comportamento del capotreno è inaccettabile in quanto ha implicitamente cavalcato l'onda xenofoba e discriminatoria della passeggera, che se individuata sarà oggetto di denuncia penale e soprattutto ha deciso di allontanare una studentessa che si recava a scuola in base ad una mera discrezionalità senza neanche preoccuparsi di misurarle la temperatura. È inaccettabile che in un paese democratico possano accadere fatti del genere, ha scritto l'uomo, chiedendo di conoscere il nominativo del capotreno e riservandosi di adire le vie legali. Più casi e tasso dei positivi in crescita. Non arrivano buone notizie sul fronte del contagio del Covid in Toscana. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 956, ieri erano 773 su 21.027 test. Il tasso dei nuovi positivi sale al 4,55%, quasi un punto percentuale in più di ieri, mentre sulle prime diagnosi si attesta all'8,5%. Ieri era al 7,6%. Nasce il numero unico info Covid per i cittadini toscani, vediamo di cosa si tratta. Per informazioni sui vaccini, sui tamponi, sulle quarantene e altri dubbi sull'emergenza Covid-19, i cittadini toscani possono chiamare il nuovo numero unico 055 90 77777. Il servizio si chiama InfoCovid e si svolge da un padiglione della Fortezza da Basso a Firenze, dove lavorano anche i tracciatori che ricostruiscono i contatti dei nuovi positivi al coronavirus. Per il servizio InfoCovid Regione Toscana e Ausl hanno assunto con un contratto di sei mesi rinnovabile 79 studenti che frequentano la facoltà di Medicina o i corsi delle professioni sanitarie. Ma un servizio che è in linea con la capacità di innovazione e anche devo dire, di grandi novità che ha sempre presentato nel corso di questi mesi la Regione Toscana grazie al suo servizio di informatica e di accesso a servizi informativi online e oggi chiamiamo InfoCovid quello che è un complesso di informazioni che possono avere. Il call center funziona tutti i giorni dalle 9 alle 16. Tutti gli operatori sono messi in rete per favorire uno scambio di informazioni continuo ed efficiente. Sono 40 gli operatori che lavorano in contemporanea e quindi possono rispondere alle richieste dei cittadini. Nel primo giorno di attività sono state registrate circa 1000 telefonate, numero destinato a crescere nei prossimi giorni. Il cittadino telefona e chiede informazione e orientamento su tutto quello che riguarda i percorsi Covid, quindi la prenotazione dei tamponi, fine isolamento, rientri dall'estero, campagna vaccinale, quindi quali sono le categorie, tutto quello che riguarda il mondo del Covid, i percorsi che vengono effettuati e quindi il cittadino si trova a dover affrontare nel caso insomma, abbia bisogno di, di avere un percorso Covid per quel Intanto ha preso il via ieri pomeriggio al distretto ASL di Montemurlo la campagna di vaccinazione riservata alle categorie professionali under 55. In tutto sono state 49 le persone che hanno prenotato un appuntamento per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ad accoglierli i volontari delle associazioni del territorio Misericordia, Croce d'Oro, Pubblica Assistenza all'avvio della campagna vaccinale montemurlese che andrà avanti anche nelle prossime settimane, ogni mercoledì dalle 14 alle 19 non è voluto mancare il sindaco Simone Calamai. Sicuramente un giorno molto importante perché questo è il primo appuntamento con le vaccinazioni nel nostro comune a Montemurlo, inizia così la fase 2 anche da noi, sappiamo che è un momento ancora complicato, siamo alla vigilia quasi eh, di un anno. Da quando la pandemia ha riguardato il nostro Paese sappiamo bene quelli che sono stati gli svolti della salute e sugli aspetti sanitari, ma anche nella nostra economia. Per questo io penso che dobbiamo veramente fare tutto il possibile a tutti i livelli, quindi dalle istituzioni sul territorio come i comuni fino al governo nazionale per aiutare la popolazione, quindi un piano vaccinale che permetta di, di avere dosi in modo massiccio nei tempi più brevi possibili e poi tanta attenzione anche alle aziende che stanno soffrendo con aiuti e sostegno nei confronti insomma, di tutti. Noi come Comune proprio in questi giorni abbiamo terminato un bando per contributi a fondo perduto presso le attività economiche del nostro territorio. C'è stata una grande partecipazione, oltre 250 imprese. Siamo felici, sappiamo che però è un tassello di un lavoro che deve essere fatto a tutti i livelli. Hanno seminato il panico nel cuore della notte, prima nel centro storico, poi nel perimetro della stazione ferroviaria. Il loro obiettivo era quello di rubare nelle auto parcheggiate, frantumando i vetri e facendo attivare continuamente gli allarmi. Il centralino dei carabinieri è stato tempestato di telefonate e ha reso necessario l'intervento degli uomini del comando provinciale. Protagonisti due giovani italiani di Castiglione de Pepoli di 19 e 29 anni. I militari hanno rintracciato i due mentre transitavano in piazza Europa. Nella zona della stazione, hanno spaccato i vetri di cinque veicoli, sottraendo da una delle auto un paio di occhiali di marca. Il riconoscimento della rifurtiva da parte di uno dei proprietari, nonché le denunce delle altre parti offese, hanno completato il quadro probatorio nei confronti dei due, che sono stati arrestati con l'accusa di furto e danneggiamento aggravato. Sostegno alle imprese con Fartigianato Prato commenta con favore la soluzione mini bond prospettata dalla Regione. Chiede una riforma degli ammortizzatori sociali. Ce ne parla Marco Manzo. Li hanno già ribattezzati Tosco Bond, sono lo strumento che la regione toscana sta pensando di utilizzare per sostenere le imprese. I ristori non possono bastare, così a Palazzo Strozzi Sacrate si sta cercando di mettere in campo aiuti alternativi come i mini bond. La regione in pratica cederebbe fondi alle imprese in cambio di titoli di credito, una misura che però resta ancora tutta da definire nella portata e nelle modalità, ma per confartigianato la soluzione può essere interessante. Naturalmente bisognerà avere ben chiaro a chi saranno destinati le modalità con cui eventualmente Potranno usufruire eh, coloro che potranno attingere a questo tipo di iniziativa. Sicuramente è un'iniziativa che ha l'obiettivo, ed è quello che dovrebbero avere tutte le iniziative, di salvaguardare l'attività delle imprese, in particolar modo di quelle imprese che sono in grado di poter affrontare un futuro estremamente incerto, con non soltanto il mantenimento dello status attuale e magari possibilmente la crescita, ma anche e soprattutto per il mantenimento dei posti di lavoro. Intanto sul tavolo ci sono altri temi a breve scadenza come il blocco dei licenziamenti che terminerà il 31 marzo. Per il presidente di Confartigianato Prato, Luca Giusti, è necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali. Questo tipo di provvedimento, quello legato al blocco dei licenziamenti, deve essere affrontato in maniera seria, in maniera costruttiva, con la disponibilità sì delle aziende al mantenimento dei posti di lavoro, ma purché nascano le condizioni per poterlo fare. Su questo credo non ci debbano essere dubbi. In un contesto di crisi così forte dobbiamo avere la possibilità di permettere alle aziende di mantenere i posti di lavoro e quindi avere una buona declinazione di quelli che sono gli aspetti, del, di quelli che sono i provvedimenti necessari per gli ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali che hanno bisogno di una revisione, che hanno bisogno di una maggior efficacia, puntualità ed efficienza. Dopo il colpo in via Zarini un'altra tabaccheria nel mirino dei Rapinatori, stavolta si tratta di quella di via Napoli al soccorso. Poco dopo le 19 di ieri un uomo con il volto travisato da mascherina e cappuccio ha intimato alla titolare di consegnargli l'incasso lasciando intravedere un oggetto simile ad una pistola. La donna non ha immediatamente dato seguito alla richiesta e poco dopo l'ingresso di una cliente con un cane ha spinto il malvivente ad uscire senza rubare niente. Sul posto è intervenuta la polizia con l'ausilio della scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dal maldestro rapinatore. Sono state acquisite anche le immagini di videosorveglianza. Sul caso indaga la squadra mobile già impegnata nelle indagini sulla rapina al tabaccaio di via Zarini, derubato di 20.000 euro. Gli inquirenti tendono ad escludere collegamenti tra i due episodi. E siamo alle previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Queste sono le ultime immagini che ci giungono dal satellite, possiamo vedere come il Mediterraneo si è interessato da un campo di alta pressione, le perturbazioni quindi transitano a latitudini settentrionali. In realtà nei bassi strati, anche sulla Toscana, è presente un debole flusso di correnti umide meridionali. Questo fa sì che ci siano degli addensamenti nuvolosi eh, caratterizzati da nubi generalmente basse che non sono visibili da questo tipo di immagine satellitare. Passiamo a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi all'insegna di un cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con qualche debole pioggia sui rilievi di nord-ovest. I venti sono meridionali generalmente deboli, mari poco mossi o localmente mossi, temperature massime in aumento. Per quanto riguarda la tendenza per domani, una giornata ancora grigia, con cielo molto nuvoloso, a tratti anche coperto, qualche debole pioggia sulle province settentrionali, sempre più probabile al ridosso dei rilievi, si tratterà comunque sostanzialmente di piovigini, i venti saranno generalmente in rinforzo, sono venti di Scirocco fino a moderati su costa e arcipelago, mari che tenderanno a divenire generalmente e mossi per quanto riguarda le temperature domani non dovrebbero subire variazioni significative se non un ulteriore lieve aumento con questo direi che per il momento è tutto è tutto anche per noi per questa edizione vi ricordiamo alle ore 17 in diretta dal Duomo di Prato la recita del rosario e a seguire la Santa Messa il TG torna in diretta alle 20.30 buon pomeriggio